Qui entriamo in un campo particolarmente affascinante, perché questa è una situla, ma non è una situla qualsiasi. Esatto, la nostra situla della Certosa viene definita, diciamo, la regina delle situle, proprio perché diciamo, è considerato un capolavoro di quell'arte delle situle che caratterizza anche tutta l'area nord-orientale, italiana e alpina, e che a Bologna, appunto in questo vaso, trova una delle sue espressioni sicuramente più alte. La situla è organizzata, diciamo, dal punto di vista iconografico in quattro registri, a partire, diciamo, da una processione di armati alla preparazione, appunto, cerimoniale con tutta una processione di uomini e donne, a una scena nel secondo registro, appunto, che trova il culmine sia nella preparazione del banchetto sia in questa scena che tu vedi, dove ci sono due personaggi che con al centro una situla, peraltro. Hanno in mano degli strumenti musicali e sotto una teoria di animali fantastici. Come leggere questa scena? Molto probabilmente come, ed è un'ipotesi chiaramente, come il ritorno vittorioso di un capo, di Felsina, a seguito di una campagna militare, o forse ancora come una parata funebre con cerimonie funebri, banchetti funebri, legata a questo stesso personaggio. Sta di fatto che, quale sia l'interpretazione giusta, sicuramente questo pezzo è un pezzo eccezionale e un unicum all'interno del panorama bolognese di quest'arte straordinaria e raffinata. E gli antichi stessi sentivano questo vaso come qualcosa di speciale. Perché? Perché questo vaso si data tra la fine del VII, inizi del VI secolo avanti Cristo, ma è stato rinvenuto, utilizzato come cinerario, in una tomba di molto posteriore, in una tomba degli inizi, dei primi decenni del V secolo avanti Cristo. Quindi era già inteso come un pezzo, era già inteso come un pezzo di grande prestigio, come qualcosa di grande valore. Ecco, se noi la paragoniamo a un'altra celeberrima situla, quella Benvenuti di Este. Noi sappiamo che l'interpretazione è che si tratta in realtà di una sorta di racconto epico, epos in quello che si sta vedendo. Beh, certamente. Questo accade anche in questa, perché certamente c'è il racconto dell'eroe, del vincitore. Anche qui c'è la narrazione, diciamo, su registri. La narrazione su registri è sicuramente il messaggio che voleva essere comunicato, diciamo, nella creazione di questo vaso, che è un vaso da vino abitualmente, quindi una bevanda importante all'interno del concetto anche cerimoniale, del banchetto e del simposio per il consumo, appunto, del vino per gli Etruschi. Quindi sicuramente questa è una narrazione che ci dà spunti importanti per capire come doveva essere organizzata questa società tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo, ancora in qualche modo principesca. Il vino per gli Etruschi è un concetto di simposio, cioè un concetto sacrale? Non lo sappiamo. Il vino per gli Etruschi è entrambe queste cose. Il vino per gli Etruschi è innanzitutto il consumo di una bevanda pregiata in una cerimonia ben precisa come quella del banchetto, di un banchetto che può essere segno della magnificenza di un gruppo sociale, ma che può essere anche un banchetto cerimoniale all'interno di tutti quelli che sono i rituali legati all'aldilà, alla celebrazione del defunto. Il vino e Dioniso, soprattutto divinità preposta nel mondo greco, ma anche nel mondo etrusco, a presiedere quell'ebbrezza che il vino dà, quello stato di alterità, possono diventare, anche Dioniso soprattutto, diciamo, delle metafore per una condizione salvifica nell'aldilà. E poi c'è un altro discorso, chiaramente, fortissimo, e in questa sala si vede davvero bene, anche, diciamo, facendo il solito balzo cronologico e spostandoci nel tempo, fortissimo anche e legato al consumo del vino, è tutto il discorso dei rapporti con la Grecia e l'importazione di tutta quella ceramica attica di cui Bologna è ricchissima, appunto, e non a caso si tratta di contenitori per la maggior parte legati proprio al consumo del vino, come questa splendida anfora che proviene dal sepolcro
Veneto bolognese Arnoaldi e che si data alla seconda metà del VI secolo a.C., 525-500 a.C. circa, che è un bellissimo esempio di anfora bilingue, cioè il lato che tu stai inquadrando adesso, come vedi, è un'anfora a figure rosse. Se noi giriamo dall'altra parte, troviamo che l'altro riquadro invece è a figure nere. Queste sono, diciamo, è una tecnica decorativa, questa di avere appunto questo vaso bilingue, da un lato a figure nere e da un lato a figure rosse, che si afferma in Grecia proprio nel passaggio tra le figure nere e le figure rosse, ed è collegata a un pittore chiamato pittore di Andochides, che in qualche maniera è da considerare tra i primi sperimentatori dell'arte della pittura a figure rosse, che rispetto alle figure nere, come probabilmente il nostro pubblico sa, permette di avere la pittura a figure rosse una maggiore morbidezza dei dettagli, una maggiore fluidità delle figure, delle vesti, permette, diciamo, una minore rigidità rispetto alla severità e all'austerità delle figure nere.